Salve a tutti, mi chiamo Pietro De Nicola e sono un ricercatore di Mister Smart Innovation. Mister è un laboratorio di ricerca industriale e centro per l'innovazione accreditata alla rete dell'alta tecnologia dell'Emilia-Romagna. Abbiamo sede presso il Tecnopolo CNR di Bologna e dal 2009 sviluppiamo per i clienti, assieme ai clienti, progetti nei settori dell'industria 4.0, dell'health tech, delle industrie culturali e creative e degli smart materials, sfruttando sia competenze e facilities interne, sia coinvolgendo quelle del CNR e delle università di Ferrara e Parma, nostre socie. Mister ha come mission quella di connettere persone e idee per favorire lo sviluppo tecnologico del sistema imprenditoriale regionale e nazionale. Oggi sono qui per presentarvi il progetto Crisalide in quanto responsabile delle attività di Mister per questo progetto. Crisalide è un progetto di ricerca industriale strategica cofinanziato dall'ultimo bando Porfeso dell'Emilia Romagna. Nasce dall'esigenza di rendere più efficiente il monitoraggio del patrimonio culturale attraverso l'informatizzazione, la digitalizzazione e l'automatizzazione di specifiche attività, coniugando consolidate esperienze nel campo dell'elettronica, dell'ICT e del restauro, con una particolare sensibilità alle tematiche della conservazione dei beni culturali. L'obiettivo è quello di sviluppare un sistema per il monitoraggio e la diagnostica predittiva applicato alla conservazione e la digitalizzazione delle opere librarie, portando avanti un approccio integrato che, ispirandosi al paradigma di Industria 4.0, assolve al compito di salvaguardare le opere e, in prospettiva, intende ampliare i modi per la loro fruizione con un'esperienza arricchita da contenuti che abilitano una forma partecipata di memoria. Il sistema è composto da la replica digitale delle sale ospitanti le opere monitorate, un prototipo di occhiali per la realtà aumentata in grado di attuare una visione multispettrale delle opere d'arte, un sistema per il monitoraggio delle opere librarie composto da una rete di sensori IoT che rilevano i parametri ambientali e la presenza di spore fungine, che sono agenti deteriogeni per i libri, e delle telecamere operanti nel visibile e nell'infrarosso in dotazione agli occhiali per la realtà aumentata. E ancora, un sistema di diagnostica predittiva basata su algoritmi di intelligenza artificiale per la segnalazione di situazioni potenzialmente pericolose per le opere. E infine un sistema multipiattaforma di gestione dei dati basato sul sistema informativo MUSA, messo gentilmente a disposizione da uno dei partner del progetto. Grazie ai dati raccolti dai sensori, alle immagini catturate dalle fotocamere e ad altre informazioni, e sulla base delle elaborazioni del nuovo sistema diagnostico, il sistema Crisalide potrà fornire al responsabile degli istituti museali e tramite gli occhiali a realtà aumentata ai conservatori e restauratori degli alert circa l'esistenza di criticità per le opere, la tipologia, la loro localizzazione, oltre ad altre informazioni utili a supportare il processo decisionale che stabilirà gli interventi ottimali per prevenire i fenomeni deteriogeni diagnosticati. Partner di ricerca di Crisalide sono la Redox di Reggio Emilia, che coordina il progetto, Mister Smart Innovation di Bologna, Tecnehub di Ferrara, Romagna Tech di Forlì. Collaborano, in quanto interessati alle possibili ricadute industriali e commerciali di Crisalide, le aziende Finsoft, Ludotic e Leonardo. Infine, sono stakeholder del progetto la Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna e la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, che ci hanno concesso di testare il nuovo sistema presso alcune delle loro splendide sale. Il progetto è ora in avanzata fase di sviluppo. I sensori ambientali IoT sono già in esercizio, così come la raccolta e la visualizzazione in real time dei dati che sono già a disposizione delle biblioteche. Le altre attività saranno completate entro fine anno, quando poi verranno presentati tutti i risultati del progetto. Abbiamo constatato l'interesse degli addetti alla conservazione delle opere nell'automatizzazione del monitoraggio ambientale e il loro entusiasmo all'idea di avere un supporto diagnostico tempestivo nell'individuare situazioni critiche. D'altronde, sono pochi i casi in cui vengono già sistematicamente raccolti i dati ambientali e documentati eventi critici. E questa raccolta è fondamentale per avviare velocemente un sistema di diagnostica predittiva. Pertanto, prima si attiva un monitoraggio ambientale con sensore IoT, prima si può godere del supporto diagnostico di Crisalide. Per ulteriori informazioni potete andare sul sito del progetto progettocrisalide.it o contattarmi ai miei recapiti. Vi ringrazio per la cortese attenzione.